Questi sono i resti della cappella di San Michele, testimonianza di una cappella della seconda metà del 1700. Particolare risulta essere la forma del piccolo campanile a cipolla, forma che ha tratto in inganno molti studiosi, attribuendogli origini basiliane. Invece, da recenti studi, questa ipotesi è stata abbandonata, in quanto dalla struttura architettonica si capisce che ha piuttosto origini settecentesche. Anzi, addirittura il campanile risulterebbe un'aggiunta posteriore al corpo della cappella. Molti anziani di Poderia riferiscono che l'attuale cappella di San Michele prima era denominata chiesetta di San Teodoro. Un'altra memoria si riferisce ad una sosta davanti alla cappella del re Gioacchino Murat.